sono finalmente davanti al tempio del fitness della capitale e oggi voglio scoprire tutti i segreti su come si fa ad avere un fisico tonico e scolpito. Lo chiederò agli istruttori e anche a chi frequenta questo posto, sperando di diventare come loro. Andiamo a vedere. Sono qui insieme a Roberta, un'istruttrice di spinning che cercherà di convincermi a praticare questo sport. Il discorso è soltanto uno, tieni presente che avrai davanti una bicicletta in parte simile a quelle che tu troveresti fuori e quello che andiamo a fare è una lezione che io stessa comunque preparo, perché io decido quello che chi ho davanti in quel momento, quindi tu o comunque le altre persone, andremo a fare. La cosa carina di tutto questo è che comunque avrai alla fine un grandissimo allenamento, una grandissima soddisfazione e soprattutto non ti renderai conto di andare molto oltre quello che normalmente tu credi il tuo corpo possa fare. Senti, e quante volte a settimana la consiglieresti? Ma diciamo che le 2-3 volte a settimana sono l'ottimo. Quanta acqua si deve bere durante questo sport? Durante lo sport è quella che, di cui senti il bisogno sicuramente, ma se disgraziatamente appartieni a una di quelle persone che non hanno mai sete, io comunque ti suggerisco e ti chiederò durante la lezione comunque di bere. Consigli di mangiare prima o dopo la lezione? Assolutamente prima, ma non meno di 2 ore, 2-3 ore è il minimo e comunque sempre a base di carboidrati. Va bene anche per combattere la cellulite? Io direi proprio di sì. Vai a fare un lavoro importante sugli arti inferiori, di conseguenza faciliti tantissimo la circolazione. Quante calorie si bruciano con una lezione? Ma tieni presente dalle 400 alle 900 calorie in base alle lezioni. Bene, grazie, proverò.